Ciao ragazzi, io sono Suan e in questo tutorial di oggi vi farò vedere come utilizzare lo strumento del pennello rotoscopio di After Effects per scontornare un'immagine all'interno di un video e quindi cambiare completamente lo sfondo di un video. Nello specifico abbiamo questa clip in cui leveremo completamente questo sfondo che non ci piace, manterremo solo il nostro omino e sostituiremo a questo sfondo un altro video in modo da portare questo omino che spara completamente in un'altra ambientazione. Quindi apriamo After Effects, creiamo una nuova composizione, posizione nuova composizione, io questa la chiamerò rotoscopio. Mettete tutti i settaggi del caso, ora io non li tocco perché sono già impostati. E facciamo ok, poi facciamo doppio clic nella finestra del progetto nel pannello del progetto e ci importiamo sia la nostra clip principale che lo sfondo. Ok, abbiamo omino che è la clip principale e sfondo che è appunto lo sfondo. Prendiamo la clip principale omino e ce la portiamo qua sotto in modo che venga visualizzata. Ok, a questo punto cosa dobbiamo fare? Facciamo doppio clic qua al centro dell'immagine due volte, doppio clic. E ci si apre il livello omino. Ok? Dopodiché andiamo in questo riquadro, strumento pennello rotoscopio, e clicchiamo. Ecco fatto. Vedete che il nostro mouse è diventato un pallino verde. Cosa vuol dire? Vuol dire che ora noi, tenendo schiacciato il tasto sinistro del mouse, potremo tracciare delle linee intorno al nostro omino. E in modo da definire bene i bordi di ciò che vogliamo mantenere una volta finito il lavoro e invece ciò che vogliamo escludere, quindi ciò che non verrà visualizzato, verrà completamente eliminato. Vi do un consiglio prima di iniziare di allargare bene il pannello qua del livello, ecco fatto, in modo da essere un po' più precisi. Ok, quindi iniziamo subito a tracciare una linea verde. Questa linea intorno ai bordi del nostro omino. Ecco fatto. Cerchiamo di essere il più precisi possibile. Ok, vedete, facciamo qua così, tutti sui bordi, perfetto. E poi molliamo il tasto sinistro. Ecco qua. Vedete, il programma si è in automatico trovato dei contorni, alcune volte sbagliando, ad esempio vedete che qua ha preso come questa sbarra come contorno, oppure qua non ha selezionato il cappellino del nostro omino, però ad esempio qua sulla spalla, tutto intorno al braccio, è riuscito a trovare bene i bordi e quindi ha automaticamente aggiustato il software. Ora, tracciamo qua una linea tutto intorno, di modo che diciamo anche qua, facciamo così, vedete, ecco, riprendiamo tutto, di modo che tutto ciò che sta all'interno delle nostre linee rosa verrà visualizzato e ciò che è all'esterno no. Per fare ciò dobbiamo andare un attimo su controllo effetti, sempre selezionando la clip omino, e cliccare inverti primo piano e sfondo. Ok. In questo caso, tutto ciò che sta all'interno dei bordi rosa verrà visualizzato. Ciò che sta all'esterno, invece, verrà escluso. Riclicchiamo sul nostro quadrato del strumento pennello rotoscopio perché dobbiamo andare a aggiustare alcune cose. Ad esempio, vedete in questa parte di giacca è esclusa, questo pezzettino rimarrà fuori, il cappellino ne rimarrà fuori e via dicendo. Per fare ciò abbiamo bisogno di innanzitutto ridimensionare il pennello. Vedete, ora è molto grande, fa delle linee molto grandi che sono poco precise. Per fare ciò abbiamo questo comando. Teniamo schiacciato il tasto CTRL, teniamo schiacciato il tasto sinistro del mouse e se spostiamo il mouse verso destra, ingrandiamo la dimensione del pennello, verso sinistra la rimpiccioliamo. Ripeto, tenendo schiacciato il tasto CTRL e il tasto sinistro del mouse insieme,
Spostate il mouse verso destra per ingrandire, verso sinistra per diminuire. Ora, in questo caso diminuiamo un po' per essere un pochino più precisi. Per essere sempre un pochino più precisi, possiamo andare con la rotellina del mouse a zoomare parti di video. Poi, selezionando la manina, ci prendiamo i pezzi di video che vogliamo modificare, in questo caso il cappellino, e riselezionando sempre sul quadratino dello strumento del pennello a rotoscopio, ci riappare il nostro pennello che andiamo a rimpicciolire. Ora, in questo caso, se noi tracciamo una linea tutto intorno al cappellino, torniamo un pochino indietro, ok, non succede niente. Perché? Perché dobbiamo non aggiungere, ricordiamo che quando il mouse è verde aggiunge, quando è rosso sottrae. Per farlo diventare rosso dobbiamo tenere semplicemente schiacciato il tasto Alt. Ecco, vedete, è rosso. A questo punto, tenendo schiacciato il tasto Alt, andiamo a fare questo lavoro qua intorno al cappellino, e vedete che alcune cose le ha prese, alcune cose no. Quindi ora ricordatevi che quando è verde aggiungete parti alla selezione, quando è rosso le togliete. Quindi in questo caso dobbiamo fare in modo che tutto stia bene dentro al nostro cappellino. Ok. Perfetto, questa parte la togliamo perché non la questa dobbiamo aggiungerla perché non vogliamo che si veda poi questo pezzettino giallo di sfondo giallo. Ok, questo lo leviamo. Tenendo schiacciato il tasto Alt, sottraete. Quindi, ok, perfetto. Ora andiamo a vedere altre parti, tipo qua sulla spalla è da aggiungere. Scusate, da togliere. Ok. E di nuovo vediamo anche qua sotto. Andiamo a togliere un pochettino. Ok, già va molto meglio. E anche qua. Ok. Vediamo un po'. Sì. Ora dovrebbe andare molto meglio. Perfetto. A questo punto abbiamo selezionato, quindi tutto quello che sta dentro le linee rosa verrà visualizzato. Per avere la conferma, possiamo schiacciare su questo pulsante attiva disattiva sovrapposizione alfa. Cosa mostra questo? Che tutto ciò che è rosso verrà eliminato dal video, ciò che invece è colorato verrà tenuto. Quindi in questo caso solo il nostro omino verrà tenuto. Altra cosa fondamentale è questa barretta blu, è la durata della nostra clip. Sotto abbiamo questa riga con delle freccine. Questa riga con le freccine è praticamente la durata della clip per la quale il nostro software memorizza la nostra selezione. Quindi in questo caso, arrivato a 20 frame, il software si dimenticherà le linee che abbiamo tracciato e dovremo iniziare tutto a capo. Siccome che a noi va bene invece che questa selezione duri per tutta la clip, la espandiamo semplicemente cliccandoci sopra, la portiamo verso destra, tenendo schiacciato il tasto sinistro del mouse, fino alla fine della clip. Ok. E a questo punto dobbiamo andare a rivedere la clip e fare in modo che per tutta la clip il programma memorizzi la nostra selezione. Questo è il procedimento che va fatto fotogramma per fotogramma. Per fare ciò dobbiamo schiacciare il tasto pagina giù. Col tasto pagina giù, vedete, lui piano piano va avanti, frame per frame, e il software si memorizza la selezione del nostro video. Per tornare indietro di un frame, schiacciamo il tasto pagina su invece. Se per sbaglio, magari durante un movimento si è perso qualche pezzo di video, o comunque la selezione è sballata, perché fondamentalmente, tanto io vado avanti schiacciando il tasto pagina giù. Fondamentalmente, questa è una scena abbastanza facile, ma se fosse un po' più complessa, nel senso che ci fossero movimenti, ci fossero ad esempio lui che apre le braccia, se lui aprisse le braccia in questo momento, probabilmente il software non riuscirebbe a capire che sono le sue braccia, che sono i suoi bordi, quindi bisognerebbe andare poi a tracciarlo.
Quindi, ad esempio, in questo caso, qua in basso a destra abbiamo un quadratino che esce dalla selezione. Quindi verrà visualizzato questo quadratino grigio che noi non vogliamo. Per levarlo, andiamo a selezionare il pannello a rotoscopio e ingrandiamo un pochino, semplicemente aggiungiamo. Ecco, in questo caso, da ora in poi, anche questo pezzo di video verrà escluso. Torniamo indietro perché vedete, bisogna andare a cercare il punto esatto in cui il software perde, diciamo, la selezione dei punti. In questo momento, ad esempio, da questo momento in poi lui lo perde, quindi andiamo avanti. E ora invece l'ha memorizzato. Se una scena è facile come questa, possiamo andare avanti veloce, diciamo, schiacciando la barra spaziatrice, e lui si farà i calcoli fotogramma per fotogramma senza che noi dobbiamo schiacciare il tasto pagina in giù ogni volta. Se abbiamo finito, prendiamo lo strumento della freccina, strumento selezione, e schiacciamo qua il tasto blocca. Ecco fatto. A questo punto il software elabora la selezione che noi abbiamo effettuato. Ecco fatto. Dopo che l'abbiamo fatto, vi apparirà questa scritta blu, la segmentazione pannello rotoscopio è bloccata, sbloccatela per consentire l'aggiornamento, noi rischiacciamo qua su blocca. Ok, ora qua possiamo stringere un po' per vedere anche gli altri pannelli, torniamo sul nostro pannello principale ed ecco che vedete non c'è assolutamente più niente. E è nero, tutto ciò che qua era rosso, qua è diventato nero. Come potete vedere ci sono alcuni bordini ancora che sono visibili, ma andiamo a modificarli, ad aggiustarli semplicemente nei controllo effetti, selezioniamo l'effetto pennello rotoscopio a sinistra, clicchiamo su migliora mascherino, riduci brusio, lo portiamo a 100, ok, poi sfuma lo portiamo almeno a 50, anche facciamo 80. Okay, in modo che sfuma i bordi e arrotonda lo portiamo verso 5. Ok, vedete così ha sfumato un po', ha arrotondato i bordi e ha elevato alcune imperfezioni. A questo punto torniamo sul nostro progetto, importiamo il file sfondo e lo mettiamo gerarchicamente sotto al file principale Omino. Ecco fatto, vedete? E ecco che il nostro Omino in questo caso è completamente in un'altra scena, schiacciando il tasto play, vediamo che lui si muove e agisce in questo sfondo. Ora, così effettivamente è bruttino perché c'è una differenza di colori sostanziale. Andiamo, ora vi farò vedere più o meno come poterlo aggiustare velocemente, magari una cosa che può succedervi in uno dei vostri lavori. In questo caso andiamo ad esempio allo sfondo ad applicare un effetto di correzione colore, bilanciamento colore HLS, dando un livello di luminosità di meno 8 e un livello di saturazione di meno 72, gli leviamo un po' di colore. A livello invece, selezionando poi il nostro livello principale Omino, applichiamo un effetto sempre di correzione colore, bilanciamento colore HLS. Diamo un livello di luminosità di meno 25 e un livello di saturazione di 10. Ok. Inoltre, applichiamo sempre un altro effetto, sempre selezionando qua il livello principale Omino. Effetto, correzione colore, ombra luce. Clicchiamo su qualità automatica, leviamo la spunta e diamo come quantità ombra 0. 0. A questo punto vedete che la scena è già molto più verosimile e schiacciando play, vedete come il nostro Mino in questo modo si muove all'interno di questa scena che non era la sua originale, senza difetti. Poi possiamo appunto applicare anche altri effetti, anche allo sfondo, possiamo diciamo ridurre ad esempio la dimensione sempre schiacciando sul sasso Omino, vedete, ridurre la grandezza del nostro Mino per farlo più
inerente alla scena, era forse troppo grosso prima. Insomma, possiamo andare ad applicare alcuni accorgimenti per rendere tutto più verosimile. Detto questo, vi ricordo che se avete dubbi o domande riguardo a questo video, riguardo a questo tutorial, al funzionamento del pennello rotoscopio, basta che mi iscrivete sul canale di YouTube e io cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile. A questo punto vi saluto e vi rimando all'appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!